Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la mitica Sabrina Ferilli non è certo una donna che tende a lesinare per quanto riguarda i suoi magnifici scatti social, dove tende a condividere anche momenti più usuali della sua vita, e proprio qui ha voluto giocare con loro con un assai abile escamotage. Ed è boom di like. Sabrina Ferilli su Instagram come non l'abbiamo mai vista. Un gioco di riflessi. Sabrina Ferilli e la sua abile mossa. Sabrina Ferilli, possiamo dire ora che fra tutti i suoi numerosi successi possa annoverare anche il suo magistrale e trionfale rientro nel parterre della nuovissima stagione di Tu sì che vales, in qualità di giurata popolare, dove nella prima puntata andata in onda sabato 17 settembre 2022 non sono nemmeno mancate le frecciatine, per così dire, del famosissimo e apprezzatissimo disturbatore Giovannino, chiamato anche il perfido nano rosso. Ma la showgirl ora ha fatto parlare di sé per via di uno scatto social che essa ha da poco postato su Instagram, dove lei ha voluto scherzare e giocare con i fan. La sua abile mossa. Abile scatto, giocato sul riflesso, di lei senza pantaloni. In suddetto scatto, possiamo dire assolutamente artistico e che, vista la disposizione degli oggetti, potrebbe quasi anche rammentare una composizione del pittore Giorgio De Chirico, la donna appare seminascosta dalla struttura lignea di una porta semiaperta di colore bianco, uno dei colori prediletti dalla donna per la sua casa, non solo per le strutture e le pareti ma anche per alcuni mobili. Essa è poco vestita ed è forse questa è la ragione del suo parziale chiamiamolo nascondino. Non per nulla non indossa i pantaloni ma solo una maglietta a maniche lunghe nera e un paio di slip chiari a vita bassa. Gambe nude, piedi scalzi, capelli sciolti e occhiali da vista. Così appare l'attrice agli occhi dei fan che oltre ad ammirarla in tutta la sua bellezza acqua e sapone hanno così potuto rivedere l'arredo della sua dimora. A supportare questa sua scelta anche molte colleghe del vasto mondo dello spettacolo come Irene Capuano e Monica Leoffredi. Ha cambiato look. Poco dopo Sabrina riappare sempre su Instagram in un paio di scatti dove la vediamo seduta su quelle che in teoria dovrebbero essere la scale o di casa sua o dell'androne del palazzo dove essa vive nella stessa mise in cui appariva nello scatto precedente con l'unica differenza che qui ora ha indossato i pantaloni, è perfettamente truccata e ha i capelli freschi di piega. Inoltre non indossa gli occhiali ma ha sempre i piedi nudi. Si può notare infine che i riflessi da lei menzionati in precedenza sono anche da riferirsi alle sue meravigliose chiome che risultano di un colore più caldo rispetto a come amava portarle in estate. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.